Presentiamo questa sera l'attività della Società Augustana di Storia Patria. Praticamente inauguriamo l'anno sociale con tutta una serie di iniziative dove il punto focale è il bollettino della società, il numero uno che vede la luce proprio in questa circostanza. Un bollettino che raccoglie gli studi dei nostri soci, dei soci sostenitori, dei soci onorari, di diversi docenti dell'Università di Catania e Palermo, ma in maniera particolare è un bollettino che si fregia del logo del patrimonio dell'anno europeo, l'anno europeo del patrimonio culturale 2018, un logo che ci è stato concesso dal Ministero dei Beni Culturali che coordina l'attività per lo Stato italiano e si inserisce nel novero di tutte le attività delle varie realtà della comunità europea. Questa sera andremo a presentare un fitto programma, il Festival della Storia Patria, Storie e Storia di Augusta, un festival che comprende ben 15 avvenimenti, 15 conferenze, convegni che si terranno in città, in diverse chiese, nei saloni di rappresentanza del Circolo Unione, della Società Operaia, alla Marina Militare, perché anche la Marina Militare ha dato la propria collaborazione e il proprio sostegno. Perché la Marina Militare? Perché in effetti il Festival della Società Augustana di Storia Patria è un momento che pone in evidenza la città come crocevia di popoli. Quindi una bella occasione per presentare il patrimonio attraverso tutta una serie di eventi che mirano ad esaltare patrimonio materiale e immateriale. Ecco perché ci saranno conferenze che tratteranno in maniera particolare di monumenti, di opere d'arte minori, ma soprattutto il recupero del patrimonio immateriale della nostra città attraverso anche il coinvolgimento degli alunni, delle scuole, degli istituti comprensivi e degli istituti superiori. Sarà infatti una bella occasione per esaltare l'immagine della nostra Augusta. Sono onorato di quanti ci hanno sostenuto in questo progetto. Pensate che a questa sera il numero dei soci ha raggiunto un numero significativo, siamo ben 355, di questi 355 ci sono 16 soci onorari che sono i docenti universitari, ci sono i soci benemeriti, ma ci sono soprattutto i cittadini di Augusta sparsi anche ovunque nel mondo che hanno voluto aderire a questo progetto e la nostra forza quindi è la città nelle sue diverse componenti.